E buonasera a tutti amici, buonasera, bentrovati, io sono Ade o Intial se preferite, l'ho detto al contrario, lo so, sono distrutta. Ragazzi, baby live, soltanto un po' per dirvi le ultime news, vi avevo detto che l'avrei fatto, non vi preoccupate, purtroppo, cioè, anche se mi vedete un po' stanca, spossata, capitemi che non riuscirò a dare in queste live il top, però vi tengo un po' aggiornati. Allora, è da venerdì che non ci vediamo. Cosa è successo in questi 3 giorni? Beh, partiamo con un viaggio con la Ryanair, quindi si parte. Vi avevo detto che sabato sarei partita, orario presto. Stanca morta con la Ryanair che fa comunque ritardo come al solito. Vabbè, comunque tutto bene. Riesco ad arrivare dopo, cioè dovevo arrivare a Bologna a un orario, sono arrivata a un altro. Mi sono persa a Bologna perché Google Map mi indicava una strada che mi ha fatto allungare mille mila chilometri per arrivare al mio, diciamo, primo posto di alloggio, perché sono stata da due amiche, cioè ora sono da una ragazza, prima sono stata da un'altra, tutte e due angeli a tenermi comunque. E vabbè, si arriva stanca, morta, crollo perché ho dormito solo un'ora, capita comunque. E praticamente siamo arrivati che il sabato sera si esce, giustamente. Bologna è bellissima, caotica per me perché sono abituata con città che magari forse mi ci devo ancora abituare, c'è anche questo da dire, cioè, ci sono stata due volte, sì e no, però l'ho trovata un po' caotica, un po' caotica. Poi c'era la gente per la partita dell'Italia, che comunque siamo troppo bravi. E a parte questo, che ci siamo messi a vedere la partita, ho fatto amicizia con un paio di ragazzi, è stato molto simpatico il tutto, divertente. Ciao Victoria! E quindi vai, tranquillissimi, siamo arrivati. Sono ieri traslocata da quest'altra ragazza e cioè, anche lì mi sono persa normalmente. Cosa non sarebbe la vita se non ti perdi? E praticamente oggi è stato il mio primo giorno di scavo, ok? Sapete che ho fatto altri scavi archeologici, sono una studentessa del quarto anno dell'università, quindi è normale. E come possiamo dire di questo scavo? Sveglia presto per prendere un treno, perché ovviamente non ci hanno dato l'alloggio. Se no non sarei dovuta andare a sbattere dalle mie amiche, appunto, che grazie a Dio, ripeto ancora, mi ospitano. E niente alloggio, si arriva lì, ovviamente il cellulare decide che non, di non caricarsi perché gli viene troppo male di caricarsi, no? E sto disgraziato di coso. E praticamente mi devo fare un altro biglietto perché è un abbonamento, ma ovviamente andata e ritorno ti devi fare un altro biglietto perché se ti becca il controllore ci sta anche, ci sta anche. E vabbè, si fa l'altro biglietto. Ciao Divi! Si fa l'altro biglietto, si va. Incazzata già di prima mattina perché giustamente dici che cavolo, potevi anche stare, non lo so, caricato cellulare. Perché poi volevo contattare mia madre, volevo contattare gli amici un po' per dire che, per esempio, ho la schiena bruciata. Ecco, avevo già detto e predetto che sarei diventata un'aragosta. Ragazzi, la schiena è il primo passo. E sciami di moscerini sul campo, veramente bellissimo. Abbiamo lavorato sotto al sole. Ciao! Si è lavorato sotto il sole, belin, tranquilli. All'inizio si stava tutto sommato bene, siamo partiti bene. Stiamo scavando in una città etrusca, il tempio della dea Uni,
a.k.a. Giunone o Era, se preferite, cioè comunque è quella divinità. E noi stiamo scavando una zona che è strana perché c'è materiale dell'età del rame, mentre gli etruschi vengono molto dopo. Infatti, questo ha scioccato i professori. E io ho trovato anche oggi un pezzo di selce più un sacco di ossa, ragazzi. Oggi è stata la giornata delle ossa. E come sono andati gli scavi? Oggi è stato il mio primo giorno da Divi, quindi oggi giornata top, giornata stancante però bella. Prima, diciamo, mezza giornata sotto al sole, poi si sono resi conto che forse era il caso di darci un telo o qualcosa per coprirci. Ho fatto amicizia con nuova gente. C'era un ragazzo che si è messo a imitare Silvio. Perché sì, perché quando sei su uno scavo devi fare qualcosa, altrimenti il tuo cervello va in pappa. Litri e litri d'acqua sono sgorgati perché stavamo morendo dal caldo. E comunque, ecco, noi ci stiamo scavando appunto questa zona misteriosa dove si trovano reperti che non dovrebbero stare lì. Altri miei colleghi stanno scavando una canaletta che, da quel che ho capito, interseca una romana, o comunque romana. Infatti hanno trovato reperti anche lì di età romana, tra vasi, eccetera, eccetera, c'era un po' di tutto. E poi altri miei colleghi stanno scavando, diciamo, i resti, o comunque quello che è, diciamo, il negativo, chiamiamolo così, della scalinata d'ingresso al tempio. Quindi ci siamo messi sotto a lavorare, diciamo, come prima giornata è stata abbastanza redditizia. Anche se, ripeto, molto stancante. E ripeto, mamma mia, quante ossa, mi avevo di essere al cane, cioè, sarebbero stati perfetti per i cani. No, non abbiamo pale speciali, picconi neanche, abbiamo soltanto le nostre traule e specilli, che sono questi attrezzi qua. Ah, perdonatemi se oggi non è altamente fantastica questa live, ma tecnicamente non era questo lo scopo. Vedete, anche sporca di terra, ma se la stai a lavare si arrugginisce, quindi è sì, meglio evitare questa bimba e quest'altra bimba sono mia. Poi gli altri materiali ce li danno ovviamente loro. E per il resto, appunto, siamo arrivati così. Perché uso i cucchiai? Non sono cucchiai, sono quasi cazzuole. Se vuoi chiamarle cazzuole, ok, ma non sono cucchiai. Poi, allora, ci sono casi in cui usi il cucchiaio per scavare, magari trovi un teschio, un qualcosa di importante. No, non sono cucchiai comunque. Vabbè, comunque ci sono casi in cui usi cucchiai, per magari situazioni un po' particolari dove usi cucchiaino, cucchiaio, pennello, però quindi, ma non è stato questo il caso, questo è stato il caso abbastanza inizio scavo, uno strato veramente di argilla nera che contiene alcuni reperti, però stiamo scavando quello e stiamo sperando di arrivare a uno strato che è praticamente giallognolo e che praticamente ci permette di dire che quella parte di scavo è finita, perché è lo strato finale del terreno, quello sterile, quello naturale, geologico. Però per questo strato, mamma mia, questo strato iniziale che stiamo scavando ci sta veramente ammazzando. È veramente una cosa orribile, cioè stai lì, ho dolori alle mani, sono morta, anzi che ho prente le ginocchiere, se no a quest'ora avrei le gambe viola, piena di lividi.
Ah, beh, se hai trovato i diamanti. No, non ignori i messaggi che mentre sto parlando, dammi modo. Cioè, se tu trovi fette di diamanti, non so cosa possano essere fette di diamanti, però ok, cioè, ci sta. Io trovo soltanto, però, infatti io ero felicissima, oggi sembravo una bambina, trovo le ossa. Quindi via. È stato caldissimo. Però mi aspettavo molto di peggio, perché comunque grazie a Dio siamo diciamo sull'Appennino, quindi comunque zona fresca rispetto a magari stare in pianura, che là sarei morta probabilmente. E poi anche se siamo in una zona tutto sommato sterrata, però è fattibile. Cioè, hai dove andarti a rifocillare a pochi passi, mentre in altri scavi dovevi andare giù per colline, per monti e non ci arrivavi mai ed era pesantissimo. L'unico problema che ho constatato è quando dovrò tornare a casa, cioè il 9, perché i professori ci fanno finire, cioè lo scavo dovrebbe finire alle 5 e mezza, i professori in realtà ti fanno finire per le 6 meno 20, 6 meno un quarto. E tu hai alle 6 meno 5 il treno, quindi io dovrei portare ovviamente la valigia e ho paura che perdo il treno e quindi rischio di perdere anche l'aereo. Quindi francamente non so, dovrò probabilmente chiedere eventualmente 10 minuti prima e via, perché se no sono cavoli. Ho già avvertito ovviamente i professori, beh, comunque dovrò ripeterglielo perché probabilmente hanno un botto di lavoro e ci sta anche loro, anche se. E comunque questo, stanca morta, coinquiline, cioè io sono entrata in casa loro in realtà, che sono state gentilissime, porelle, vabbè. Io un minimo gli voglio dare un qualche contributo perché giustamente mi danno da mangiare, mi permettono di dormire, almeno anche di fare le lavatrici e altro. Un minimo gli sto dando dei soldini perché almeno posso aiutare in qualche modo. E una cosa che veramente mi fa simpatia è il fatto che noi a pranzo mangeremo panini, insalate, pizzette, panini. Pizzette, cioè, perché purtroppo col fatto del Covid, i professori non se la sono sentita di ovviamente fare magari delle teglie che poi con dei piatti di plastica dividevi con le mascherine, tipo mensa, però gli veniva ovviamente non igienico per loro e quindi hanno fatto i panini. Il che ci sta, non ci sta, e salutare non è salutare, non è assolutamente salutare. Io poi che devo dire la verità, mi sto gonfiando perché praticamente mangio veramente male e il mio corpo ne sta risentendo. Bevo, anche se bevo, cioè sudo, quindi non riesco neanche a espellere cose, cioè è veramente uno schifo. Però speriamo che questa situazione si sblocchi anche con loro che magari capiscono, o se no dovrò sperare in Just Eat e qualcosa che mi porto da casa perché se no è veramente la fine. Che poi, tra le altre cose, oggi era uno dei professori che sta lì, che non è, diciamo, è tutto sommato ok, ci sono altre persone che non sopporto. Però lui che ok, prende è andato e ha portato i pasticcini perché doveva festeggiare perché ha avuto una promozione. Tu vedevi noi, cioè tutta la gente che mangiava i pasticcini, io mi chiedevo, sì, zuccheri, caldo, cioccolata, il pasticcino è roba che dà calore. Raga, si squaglia. Infatti mi sono stata un po' per i fatti, cioè mi faceva gola, ammetto che mi faceva tantissima gola, però ho detto vai, evitiamo perché se no già sto morendo, cioè io vi giuro ho la schiena che mi brucia, cioè io sto morendo, non solo perché fa caldo a Bologna e anche a Marzabotto, ma anche perché, cioè,
Io ho la schiena, veramente, quando facevo la battuta, io non posso stare sotto al sole, è vero. E anche se mi metto la crema, non funziona, mi brucio comunque. Ho il collo che è rosso, cioè se qualcuno mi mettesse la mano qua, sto bruciando. E massima protezione, massimo tutto. Quindi vi faccio capire. Per il resto, niente, sono arrivata a questa situazione, ora vediamo, speriamo. Mi dispiace che diciamo, questa live è così, però andava a spiegare un qualcosina. E domani magari riesco a far vedere anche qualcosa, perché oggi ho chiesto a una mia collega di fare foto. E quindi se riesco sotto banco a far vedere qualcosa, anche dello scavo, dei siti, ci sta. Quindi, ecco, erano queste le notizie da dare. Come potete vedere, cioè, io ho concluso tutto in 10 minuti neanche, ma perché comunque non ho potuto neanche lavorare come faccio di solito per sabba culturali o mondo dei libri, perché veramente non ce la sto facendo, ragazzi. Cioè, mi sta venendo pesante persino studiare per un esame che devo dare a breve. E infatti non so come farò questo esame, probabilmente non lo farò o lo farò malissimo. Però è così. E vediamo, speriamo che vada tutto per il meglio. Continuerò, se posso, anche quando un attimo buca, a dirvi come sta andando un po' la situazione. Tranquilli, perché questo caos di vi dico le live all'ultimo minuto o faccio live minuscole è soltanto per pochissimo tempo, cioè già da settimana prossima in poi sabato si ritorna a fare tranquillamente il sabba. Quindi è soltanto questa settimana e fino a venerdì. Quindi ecco. Purtroppo non si può fare. Le gambe, la vecchiaia. Non posso fare altrimenti perché potrei, ecco, potrei studiare qualcosa mentre sono per voi, mentre sono sullo scavo, però in quel momento stamattina io avevo in mente soltanto lo strato nero, devo eliminare, cioè così è bruttissimo, signori di Twitch, non pensate male, sto parlando di stratigrafia e di archeologia. Quindi non pensate male, però ecco. Devo scavare, infatti sono distrutta. E se volete provare a vedere, perché comunque c'è la gente che pensa, c'erano i bambini, perché questa settimana noi abbiamo i bambini, ok? E c'erano i bambini che, Indiana Jones, magari Indiana Jones, che poi c'è stata una gara tra i professori per chi era Indiana Jones. E io del tipo, ma se state facendo sul serio, ragazzi? Però son bambini, quindi, cioè, i professori in realtà sono degli adulti, ma in realtà sono dei bambini. E ho visto che c'era una persona che, porella, porella, relativamente comunque è venuta e stava per collassare. Perché ho detto così, porella, perché diciamo che. A pelle non ci stiamo simpatiche a pelle, però d'altro canto va capita e se sta male comunque, cioè è una cristiana, non è che si lascia morire. Però per il resto, ecco, una cosa vi ricordo, attenzione, magari anche quando voi andate a farvi l'orto, non zappatevi sui piedi, perché oggi stavamo rischiando, c'era un ragazzo che stava appunto scavando la canaletta, quella che si pensa sia di natura romana o comunque abbia a che fare in qualche modo con i romani, si stava dando la zappa, niente, ha detto per carità, ci è arrivato il professore, per carità stai attento, perché se no finiamo in ospedale e non è bello per te, non è bello per noi, non è bello per nessuno. Invece, un'altra cosa che posso dire, a parte io che sto morendo. Forse, però non sono sicura, sabato e domenica li avrei free. Quindi, in teoria, magari se sabato, perché comunque ho anche le mie coinquiline,
cioè le mie coinquiline, le ragazze, le chiamo coinquiline, però le ragazze che mi ospitano, devo ovviamente stare a partecipare anche un po' di vita sociale. Ci siete voi, vi voglio un mondo di bene, però ci sono anche loro, e dato che mi ospitano a casa loro, capitemi. Però ecco, eventualmente poi si potrebbe fare qualcosa magari di più lungo di questa live, perché giustamente magari posso avere più tempo per chiacchierare con voi, fare domande, magari ecco, questa è stata la live primo giorno di scavo, poi magari ecco domenica, non sono sicura, però si potrebbe fare domenica che vi racconto tutta la settimana e vi racconto anche magari cosa fanno a Bologna, perché per esempio ho scoperto che qui a Bologna fanno il cinema all'aperto gratis in piazza, vicino oppure vicino comunque alla piazza maggiore, che sarebbe la piazza dove c'è Nettuno, c'è una statua di Nettuno. Non so perché, che cosa c'entri Nettuno con Bologna, però ok. Non sono vicino al mare, più che altro, sono in mezzo alla pianura padana, però vabbè, contenti loro, magari c'è una lore dietro, magari ecco, posso studiarmi anche la lore dietro il Nettuno. Così, oppure magari se qualcuno di voi è di Bologna o vicino Bologna e la sa, me la può spiegare, perché io sono ignorante e ci sta. Detto questo, vabbè, altre informazioni? Ah sì, allora, abbiamo detto che appunto farò queste live così sporadiche, vi sto dando delle date, vi sto dando, però è molto confuso. Ricordo sempre, ci sarebbe Instagram e Discord, che ora ho inserito, se volete, sulla pagina del canale. Inoltre, dato che mi era stato richiesta come cosa, per quanto riguarda le emoticon sono pronte le mie. Il problema è che vorrei fare che magari a raggiungimento, perché di 5 sub, ok? O comunque di un tot, magari ecco, iniziare a mettere le emote, perché sinceramente parlando l'ho visto fare anche dalle altre persone, dagli altri canali, e non mi è sembrata una cattiva idea, perché magari ecco, se vi piace qualcosa c'è un do to des, ecco. Oppure mi potete consigliare, eccetera, eccetera. Perché tecnicamente mettere così emote a random non dà neanche quel minimo di brio, di sfida, di facciamo una challenge, vediamo quanto arriviamo, vediamo se è un sì, se è un no. Perché non sapendo, giustamente io le metto, sì, però è abbastanza squallida come cosa. Invece voglio renderla un po' più peperina. Facciamo che a X cose, quindi io ho detto magari a 5 abbonamenti, si apre la prima emote, metto la prima emote, o magari vediamo se riesco a capire qualcosa con i bit, si fa con i bit, o magari a un raggiungimento di follower, ok? Penso si chiamano così, non lo so. E vediamo a quanto arriviamo, e a quanto arriviamo io metto ovviamente le emote, metto l'incentivo, ecco, lo facciamo tipo gioco. Detto questo, ecco, perché mi è piaciuta l'idea di alcune persone che fanno al raggiungimento di tot, okay, lo faccio anch'io, lo faccio un po' da copiona, sì, però mi è piaciuta l'idea e quindi la copio. Non so di chi è stata l'idea originale, quindi io alzo le mani e lo ammetto. Comunque, credo di aver detto tutto. Se avete domande sullo scavo, via, tranquillamente. Ora metterò comunque anche la prima foto di questa mattina che mi ha fatto appunto questa mia collega. Come potete indovinare, sono anche in una posizione non propriamente da professionista, perché sono sul letto della mia vicina, cioè la mia vicina, della mia, vabbè, della ragazza che mi ospita. Ecco, sto a morire.
Vabbè, mi stavo ammazzando. Non so, con la saliva. Ce la finiamo? Ok, quindi, se avete idee, ah, il bello della diretta. Io che mi ammazzo da sola. Vabbè, sto meglio, penso. Comunque, parte mezzi non molto professionali e questa cosa mi è venuta ora. Se avete domande, se siete curiosi, tanto ci saranno momenti. Io ora carico appunto sui social questa prima foto che tanto non è nulla di particolarmente eclatante, che i professori possano venirmi a dire qualcosa. E da domani vediamo se riesco a mettere anche magari il paesaggio, dove sono, eccetera, eccetera. Perdonate questa situazione che è stata un po', diciamo, fastidiosa per me e per voi. No, ovviamente spero non capiti più. Comunque, prima che qualcuno possa dire: ho fatto il vaccino, non è Covid, non è nulla, soltanto appunto mi sono strozzata con la saliva perché sono intelligente. E, vabbè, detto questo, ho detto tutto. Penso di non avere altre cose da dirvi, altre nozioni. Vi ho detto, questa è stata proprio una baby live molto piccola per fare una sintesi e per anche tenervi tranquilli. Perché sono viva per ora. E poi alla fine conteremo tutti i danni tranquillamente, tutti insieme. Vabbè, a questo punto direi che la posso concludere anche qui. Direi che la posso concludere anche qui e ci si becca a una prossima live che comunque, ecco, guardate sempre i social perché da lì si saprà tutto. Ok, ciao bimbi, ciao ciao!